cari amici, City Report, puntata che vedrete a Natale, pioggia sopra di noi. Dove siamo? Siamo in Piazza Stuperich. Perché? Perché oggi, insieme agli amici di City Report, Paolo Rusconi, Fran Diamond e lo staff, ci occuperemo della questione piazze tattiche, ciclabili, viabilità a Milano, per farvi capire che qui a Milano qualcosa non funziona o è da fuori di testa. Valutatelo voi. Guardate questo che vedete adesso davanti a voi. È una corsia preferenziale di fronte all'Allianz Cloud, che sarebbe il vecchio Palaledo, l'agenzia delle entrate. Abbiamo i palazzi occupati dell'immobiliare Ceschina, dei centri sociali qua a fianco, e gli autobus per poter percorrere questa strada sono costretti ad andare nella stessa corsia delle auto, delle biciclette, eccetera, perché qui non c'è la pista ciclabile, ma non c'è neanche la preferenziale. In compenso è stato eliminato un grandissimo spazio che poteva essere adibito alla viabilità o ad altre cose. E guardate cosa troviamo, andiamo dentro. Iniziamo col botto, guardate che schifezze che vengono lasciate qui. Questo spazio tra bottiglie di birra, immondizia, ci risulta lasciato in questo stato con questa strisciata di cemento dove non possono neanche posteggiare le macchine da forse 5 anni, forse qualcosa in più. Ma percorriamolo, visto che molti di voi mi chiedono ed è il caso di vederlo. Cari amici, stiamo percorrendo la via Elia, quella che collega Stuperich a Piazzale Lotto, e quello che ci viene in mente in questo momento, a parte che forse anche AMSA dovrebbe pulire un po' di più perché ci sono tantissimi rifiuti, bottiglie eccetera, ma guardate cosa succede su questa strada, su questo abbandono da diversi anni presente a Milano. Questo cosa sta a significare? Deve essere una corsia preferenziale? Deve essere un posteggio? Cosa deve essere questa strada? Questo nel mentre che in altre zone vengono diminuiti i posteggi, vengono create piste ciclabili, vengono strette le strade. Qui invece che una strada ad alto scorrimento dove c'è un impianto sportivo, che l'ex Palaledo, Allianz Cloud, l'Agenzia delle Entrate, diverse altre situazioni, lo Stadio di San Siro, eccetera, un'intera, come la vogliamo chiamare, un'isola, una penisola, un'intera corsia più grande delle strade a fianco è lasciata abbandonata in queste situazioni da anni. Quindi qual è il piano traffico di questa giunta? Cosa vuol fare? Perché qui non si capisce proprio. Direi che questo tombino che rimane fuori 30 cm da questa striscia di cemento, dove oltretutto neanche le macchine possono posteggiare, è la dimostrazione che forse c'è qualcosa che è sfuggito. O forse è proprio la loro mentalità che non è attinente a quello che serve veramente ai cittadini. Ma proseguiamo e arriviamo verso Piazzale Lotto. Thank you.
tra i vari rifiuti che troviamo in questo luogo dimenticato in mezzo alle due corsie di una strada ad alto scorrimento, troviamo anche un blaster di un motorino. Cioè, cosa possiamo dire? Cioè, l'AMSA qua ci passa molto poco, basta vedere tutto quello che c'è intorno, pezzi di alluminio, bottiglie, eccetera. Ma soprattutto, vi ripetiamo, a cosa serve questo tratto di strada lasciato così da anni? Punto di domanda. Poi andremo a analizzare altre situazioni. Seguiteci con Paolo Rusconi che ne vedremo delle belle. Qui siamo quasi in Piazzale Lotto, come potete vedere uno di questi pezzi di cemento, dato che tutto è controllato e in sicurezza, è stato ribaltato. Lasciamo perdere i copricerchioni, i cerchioni, tutto quello che abbiamo trovato lungo la strada, ma guardate addirittura il pezzo pedonale dove la gente usa per attraversare da un lato all'altro di Piazzale Lotto con quattro gocce di pioggia come conciato, guardate. Voi fareste passare qui delle persone senza bagnarsi? Totalmente indecente. Che questa giunta si dia da fare e faccia qualcosa per questo pezzo di strada invece di mettere le panchine in piazza Dergano o in piazza Piemonte, perché questo è un qualcosa di necessario subito, visto che è da anni che è così. Guardate l'acqua e queste sono le strisce pedonali. Da un semaforo all'altro semaforo. Una vergogna a Milano 2020. Oltre il guardrail siamo in via Elia a Piazzale Lotto, guardate il tondino della Telecom Italia, sfondato, pieno di foglie e sotto passano i cavi della fibra del telefono. Ma come si fa? Quanti anni è che è conciato così? Ma che vergogna non è? Guardate e cercate di provvedere invece di mettere le panchine, come vi dicevo prima, in giro nei posti più improbabili. Tra le gocce d'acqua di questo dicembre molto piovoso siamo arrivati davanti al Lido di Milano. Questo è uno dei paletti con su dei pezzi di pietra che non si sa perché. Qua troviamo altri rifiuti, pezzi di legno, guardate qua. Guardate qui. Abbandonati, ma non ci può mai lasciare, seguimi Paolo, perché come diciamo sempre in ogni puntata, dove c'è degrado c'è sempre un carrello. Cosa troviamo anche di fronte al Lido di Milano a dicembre, sotto la fine dicembre, sotto la pioggia? Ta-tam! Oibò! Un carrello. Chissà come mai, segno di degrado, segno di abbandono, senso di degrado, ma anche di più, e questa struttura bellissima che è il Lido di Milano, che pare che sia stata affittata, sia stata data a qualcuno per farla funzionare eccetera, per ora è un macello, è uno schifo, è mezzo abbandonata, vedremo cosa ne sarà in futuro, ma magari sarà un'altra puntata, proseguiamo che vi faremo vedere ancora qualcos'altro. Thank you.
cari amici, Diamond Frank, Paolo Rusconi, tavolo da ping pong sotto la pioggia, anche perché siamo a Milano, non a Miami. Ma nello zaino c'è le racchette e le palline? No, non mi aspettavo di trovare una tavola così qua. Siamo in Piazza Sicilia. Che vi devo dire? Siamo sotto la pioggia. È stata privata alla circolazione e alla sosta tutta questa area che, come vedete, dato il tempo milanese, sarà ben poco usufruibile per parecchi mesi. Però il disagio dura quasi tutto l'anno. Ma guardate addirittura dove siamo arrivati, guardate qua i posteggi. Cioè, sono talmente scarsi i posteggi che la gente è costretta a posteggiare tra questi cordoli di Formula 1 alti 15 cm, guardate qua. Tralasciando i sacchi dell'immondizia buttati in mezzo alla strada. Ecco, questa è la nuova viabilità, queste sono le piazze tattiche, le piste ciclabili, dove anche l'autobus per poter passare ha dei problemi, e ci chiediamo, va bene dedicare spazi ai cittadini? Va bene anche la Milano Green, ma la Milano Green non vuol dire impedire la circolazione, impedire il posteggio, perché così si crea ancora più inquinamento. E poi tutta quest'area, Frank, durante tutti i mesi invernali chi la utilizza? Ma soprattutto nel periodo del Covid, tra l'altro, cioè lasciata così completamente all'abbandono, anche perché qua abbiamo davanti una scuola e le scuole in questo momento non stanno effettuando le lezioni, tutto didattica a distanza. Quindi diventa abbastanza inutile questo. Ma aggiungo l'ultima cosa, siamo a dicembre, siamo tutti più buoni, ok? Abbiamo già detto racchette e palline perché non si può manco giocare a ping pong, ma il discorso è anche un altro. Volevate creare uno spazio per i ragazzi, per i giovani, per incontrarsi? Ma col clima di Milano create una piazza senza una tettoia, senza nulla? Ma questo rientra col discorso che avete appena visto di via Elia, Palalido, eccetera, dove ci sono le corsie abbandonate là, no? Allora, se fate le cose, cercate di farle bene, perché così sono solamente delle butade, per non dire delle stronzate, perché sono veramente così. Tra l'altro ho un altro dubbio. Quando uno parcheggia, visto che la pista ciclabile è davanti ai posteggi, quando uno posteggia, le biciclette cosa devono fare? Fermarsi o andare addosso alla macchina? Allora, sono state fatte, lo vedremo tra un po', delle corsie per le biciclette e con anche dei posteggi in mezzo alla strada anche per gli invalidi, dove se l'invalido apre le portiere, da una parte becca la macchina che passa e dall'altra becca la bicicletta. Lo vedremo dopo, comunque ci ha anticipato, andiamo avanti. Sono stati montati anche questi mega vasi con queste piantine che sono serviti come maxi contenitore per le sigarette, ecco. Un'altra cosa di cui forse chi si è occupato, Marana & Company, di questa sistemazione non ha pensato bene, come questi tavolini qui che vanno bene in montagna, sì, però in montagna hanno una tettoia, qua sta piovendo, spiegatemi i bambini, i ragazzini, le mamme che stanno aspettando i loro figli nei mesi invernali cosa fanno, si siedono qui, guardate qua quanta acqua c'è, guardate qua, guardate qua, cioè cosa servono per 6, 7, 8 mesi all'anno? Nulla, abbiamo occupato lo spazio pubblico per il nulla. Fateli a tempo, fateli d'estate magari, non li fate tutto l'anno. Questa è una delle varie porcherie fatte coi piedi del Comune di Milano.
Ed eccoci nell'ultima tappa della giornata, siamo arrivati a Piazza del Loreto, ultima piazza cosiddetta tattica del Comune di Milano, direi che è una piazza piscina, come avete visto dalle riprese. Frank, tu che bazzichi anche queste zone, cosa ne pensi di questa immensa situazione che ha bloccato delle corsie, guarda qua, il traffico che si crea, eccetera? Già qui era complicato il giro, c'è sempre stato comunque un problema di traffico intenso. Da quando hanno messo queste strisce non si può più circolare proprio, cioè sembra bloccare interamente il traffico e per l'ecologia non è il massimo questo. Tra l'altro, a parte che è stata fatta male, avete visto che c'è una piscina lì, ma venite da qua a vedere, guardate tutto lo spazio che è stato levato alla circolazione, questa è via Le Monza. E quello è Corso Buenos Aires, che tutti conoscete per la famosa storia delle piste ciclabili e dei posteggi in mezzo alla strada, compresi i posti invalidi, dove se uno apre lo sportello rischia l'incidente. Che dirvi? Oggi vi abbiamo fatto vedere la Milano che verrà, secondo Beppe Sala, la Milano del futuro, ci lascia veramente tanti dubbi. Ed eccoci, siamo sopraelevati su questo manufatto che chiude le corsie per creare questo spazio. Come vedete la gente posteggia dove capita perché spazio non ce n'è. Oggi è una giornata di pioggia, come dicevo, in Piazza Sicilia. Come sono fruibili queste zone che non hanno una copertura? Sono solamente degli ingorghi, degli imbuti creati. Per quale motivo? Forse l'ecologia, sì, l'ecologia gretina, perché questa è veramente gretina. Ma per riprendere il vecchio detto. Giù di qui inizia via Le Monza, nota anche questa per le nuove opere di viabilità che hanno creato una marea di incidenti. Comunque non vogliamo tediarvi, non ve la vogliamo fare troppo lunga, tra poco è Natale, da parte di Tullio Trapasso, Trent Diamond, Paolo Rusconi dietro la camera e tutti gli altri dello staff City Report, vi auguriamo buone feste e ci rivediamo presto. Con gli amici, ma soprattutto con chi lavora contro Milano. Ci troverete sempre a puntarvi la nostra telecamera. Un saluto a tutti. Auguri. Auguri.